Buongiorno e benvenuti su Fabule Manent. Oggi vi parlo dal parco, per cui sentirete in sottofondo un po' gli uccellini canticchiare. Il libro di cui vi parlo oggi è un libro speciale e infatti, pensate un po', è stato scritto nel 1965 e già nel 79 in America era un musical molto famoso. In Italia Feltrinelli lo pubblica nel 2015. Il libro è Per lei porci di Kurt Vonnegut. L'autore è famoso per le sue opere di satira politica, sociale e di costume. E infatti vedremo che già in questo libro il protagonista è un po' particolare. Infatti si tratta di una grossa somma di denaro, ovvero poco più di 87 milioni di dollari, che era il capitale di una fondazione, la Fondazione Rosewater. Primo presidente della fondazione era Elliot Rosewater, il figlio di un senatore molto potente che si era arricchito e non voleva assolutamente che il fisco toccasse i propri beni. Per cui il senatore decide di creare questa fondazione con annessa società finanziaria che gestiva tutto il patrimonio della famiglia. Diciamo che l'unica norma sulla quale la società doveva principalmente vegliare era una, ovvero la presidenza doveva essere ereditaria come una corona e l'unica ad avere voce in capitolo sul capitale era proprio il presidente. Se non che a mettere l'occhio su questa somma è un ambizioso avvocato, Mushari, che diciamo esercitava seguendo un'unica norma che aveva appreso all'università. Infatti un suo docente universitario gli aveva insegnato che in tutte le transazioni economiche c'era sempre un momento magico, un momento in cui un bravo avvocato avrebbe facilmente fatto sparire una parte di quel denaro. Quindi un microsecondo in cui nel passaggio dal donatore all'erede una parte magicamente sarebbe sparita. Mushari quindi fa di questa massima la sua guida e decide, conoscendo la famiglia Rosewater, di concentrarsi su Elliot, che purtroppo aveva fama di essere folle, e quindi decide di inseguire il sogno di farlo condannare di follia per poter occuparsi della transazione e del passaggio da un presidente all'altro e quindi di guidare lui questo momento. Purtroppo però per lui Elliot non era folle, non era nemmeno matto, era un po' stravagante questo sì, e stava passando un momento molto particolare. Infatti, reduce dalla Seconda Guerra Mondiale, stava un po' riflettendo su quello che era il suo stile di vita, la sua famiglia, le sue ricchezze, ma soprattutto si ritrova a pensare e a guardarsi un po' attorno e a vedere le ingiustizie del mondo. Per cui decide, contro il parere della famiglia e del senatore, di aprire una fondazione, la fondazione Rosewater, come possiamo aiutarti? E lo fa nella cittadina povera d'origine, cercando di aiutare gli abitanti del paese. È un libro divertentissimo e devo dire che con leggerezza affronta un tema importante che è quello dell'ingiustizia e soprattutto dell'avarizia umana. Fatemi sapere se l'avete letto, se lo conoscete, seguitemi sempre su tutti i miei social e vi aspetto per la prossima edizione numerosissimi. Ciao a tutti da Cristina.